colore chiaro, gusto pulito, ma è acqua di fogna, purissima. Ciao a tutti amici, benvenuti in questa review di questo metodo nuovo per purificare l'acqua, molto molto bello, molto innovativo, che ho visto su internet, allora l'ho comprato subito. È una polverina, ce ne sono già in commercio, chlorine, che metti dentro, però questo è molto bello. Praticamente noi abbiamo qui un secchio pieno di acqua di fogna che abbiamo preso dalla fogna qui vicino. No vabbè, ho preso da qui che c'è una puzza. Adesso la purificheremo e la berremo. Allora, per farvi vedere che quanto è bella l'acqua, facciamo una bella girata. La cosa che mi ha colpito di questa nuova formula, che tra l'altro su Amazon neanche c'è, l'ho dovuta comprare dal sito originale, è della PNG, e che riesce a, mettendolo la soluzione, a combinare lo sporco e rendere l'acqua cristallina. Adesso vi faccio vedere com'è l'acqua adesso. Eccoci qua. L'acqua che andremo a purificare è così. Lasciamo un po' qui. Allora, questa bustina serve per trattare ben 10 litri di acqua. Quindi la mettiamo nella nostra qui. E la mettiamo anche un po' qua. Ok, adesso giriamo. Praticamente c'ha tre sostanze al suo interno. Bisogna girare per almeno 5 minuti. Tre sostanze al suo interno. La prima è un coagulante, no? Che praticamente ci sono dei cristalli che sono caricati positivamente, che si attaccheranno alle particelle di sporco che sono invece caricate negativamente, si attaccheranno, no? Poi c'è un altro componente che prende tutte queste particelle, che ormai sono diventate anche più grandi di un millimetro, anche diversi millimetri, e quindi cadranno sul fondo. Quindi fra poco vedremo che tutte le particelle sono cadute sul fondo e ci rimarrà l'acqua pulitissima. Giriamo veloce, anche qui dobbiamo girare. Vedete che si sono raggrumate tutto lo sporco e sta iniziando a diventare sempre più trasparente. Ok amici, guardate com'è diventato dopo pochissimi minuti. Adesso l'ho mosso un po', ci sono queste particelle di sporco. Comunque adesso, siccome la bustina che ho messo era dosata per 10 litri, non vorrei che qui c'è troppa clorina, mi avveleno, e dopo facciamo la prova assaggio. Quindi la mettiamo qua dentro. Ok, aspettiamo che lo sporco ricada giù e dopo faremo la prova assaggio. Facciamo vedere che travasiamo, utilizzeremo un panno solo per filtrare un po' le impurità grosse, e adesso in questo bicchiere magicamente apparirà solo acqua pulita. E uno, e due, e tre. Guardate amici ascoltatori, acqua strapulita. Facciamo la prova assaggio. Colore chiaro, gusto pulito, ma è acqua di fogna, purissima. Ha un gusto un po' di terra, però avete visto quanto è bello. Adesso non abbiamo provato tipo quelle acque arancioni, gialle, proprio fognatura pura, però a quanto pare la ditta promette che può pulire quelle acque lì e renderle potabili per tantissimi bambini del mondo. Va bene? Allora questo è quanto per questa cosa. Metterò il link del sito nella descrizione e guardateci, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!